Vi aspetto a Roma al Ministero perché si possa avviare non un incontro ma un percorso insieme, stabilendo delle scadenze e affrontando uno alla volta i vari problemi, dalle strutture edilizie all'organico. Per quanto riguarda il problema dell'arretrato e del disposition time triplicato rispetto alle altre sedi abruzzesi, questo è davvero un problema rilevante. A Teramo i processi nascono già vecchi, c'è bisogno di una terapia speciale e specifica. A fare queste dichiarazioni il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenuto in videoconferenza all'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo sull'emergenza che sta vivendo il Tribunale del Capoluogo per quanto riguarda in particolar modo la carenza di organico. L'incontro si è svolto nella sala polifunzionale della provincia, alla presenza di numerosi sindaci del territorio, avvocati e rappresentanti istituzionali. L'obiettivo dell'iniziativa di oggi è quella di consegnare il Tribunale di Teramo come un malato grave a chi la possibilità di intervenire. Questo non è un convegno, è un pronto soccorso. Noi consegniamo il Tribunale di Teramo, che si trova in situazioni critiche, a chi ha la possibilità di intervenire per poter risolvere questa situazione, che può essere risolta soltanto con un intervento legislativo che riconosca Teramo come sede disagiata, eventualmente anche modificando i criteri per riconoscere la sede disagiata. Noi abbiamo avuto due terremoti, dei fenomeni atmosferici, la crisi pandemica, la crisi economica che già ci aveva colpito. Senza una forte attenzione verso il nostro tribunale, questa nostra provincia rischia di impoverirsi definitivamente e di restare al di fuori del circuito che l'Europa riterrà meritevole di essere premiato all'esito dei finanziamenti del PNRR.